quello poi è un viaggio dentro all'universo. Naturalmente la storia dell'universo è una storia che possiamo raccontare parzialmente, perché noi ci siamo ancora dentro. Cioè, non possiamo dire l'inizio e la fine, perché noi siamo parte interna di questa storia. Ed è molto divertente scardinare i sistemi della narrazione. E allora capisco perché Dante ci chiede di guardare le stelle. Ma Big Bang nasce proprio come seguito necessario di Dante, della Divina Commedia. Dante costruisce un universo coerente, estremamente coerente, inferno, purgatorio, paradiso, che ha un suo ordine per ogni cosa. È meraviglioso, è un luogo di grande beatitudine alla fine. Però lascia questa cosa irrisolta delle stelle, cioè quest'ultima parola, stelle, e quindi uscimmo a rivedere le stelle al finale dell'inferno, pure disposto a salire le stelle al finale del purgatorio, l'amor che muove il sole e le altre stelle al finale del paradiso, perché ci lascia questo sottoindizio, guardate le stelle. Io sono messa a guardare le stelle, cioè a capire che cosa stava dietro al concetto stesso di stella, e alla fine è l'inizio, è il problema degli inizi. E siccome il problema degli inizi è un problema che mi tocca da vicino, perché mi tocca sempre, mi piace sapere cosa c'è all'origine delle cose, così all'origine della parola c'è il suono, ma all'origine di quel suono che movimento c'è nel corpo. È stato un percorso di estrema gioia andare a ritroso nel tempo allo studio degli inizi dell'universo, per scoprire che io non sapevo nulla. Non sapevo niente di fisica, non sapevo niente di astrofisica, non sapevo. E alla fine, teologia, scienza, sono sorelle al teatro, ma sorelle, come dire, sorelle, più che sorelle, consanguine proprio, perché danno continuamente rappresentazioni del mondo. Il racconto delle stelle ci porta naturalmente al racconto degli inizi. Qual è il racconto che ci narra la creazione? Il libro della Genesi, grazie. Il primo capitolo e il secondo capitolo che parla della creazione del mondo e della creazione dell'umano. E allora è un testo estremamente congegnato, estremamente calibrato, in cui ogni lettera, non ogni parola, ogni lettera ha un significato precisissimo. È scritto, il libro della Genesi, in una lingua ebraica che noi possiamo dire antica di 3.000 anni. I documenti che abbiamo, è vero, sono più recenti, ma comunque la sapienza di questa trasmissione è lontanissima. La lingua ebraica di questi 3.000 anni è una lingua molto particolare che io mi sono messa a studiare, che adesso un po' riesco anche a tradurre, per cui ho fatto un viaggio fantastico. Questa lingua ebraica, di questa lingua noi conosciamo pochissime parole. Se pensiamo che dell'italiano ne conosciamo 150.000, dell'inglese 450.000, di quella lingua lì, dai testi, noi ne conosciamo 5.000-5.500. Quindi sono parole densissime. Negli antichi ebrei, quelle lettere erano numeri, non rappresentavano dei numeri, erano numeri. La scienza acquisisce sempre nuovi elementi e quindi cambia continuamente le rappresentazioni del mondo. Queste rappresentazioni del mondo, che sono immaginari, sono vicinissime alla modalità del teatro. Cambiare l'immaginario, e solo cambiando l'immaginario si può cambiare il mondo. Cioè non è cambiando la pancia, è cambiando l'immaginario. E allora lo sapevano bene i grandi statisti che facevano questo, e infatti i grandi teatranti, quelli proprio che noi ci appelliamo, nascono con grandi potenti: Molière con Luigi XIV, Shakespeare con la regina Elisabetta I, Dante è il frutto di Federico II di Svevia. E allora teologia e scienza sono immaginario, allora è fantastico questo, allora li ho legati al teatro ed è nato questo Big Bang. Io penso che guardare il mondo ormai sia, come guardiamo il mondo, sia il vero problema, cioè il problema per i nostri figli, insegnare a vedere dove non si riesce a vedere. Okay.
Deli su del Dio qual è? Te, no, capo uguale di 3 su T al quadrato. Io, 10. E Big Bang è il tentativo di far dialogare tre linguaggi che da Dante in poi si sono scissi: teologico, scientifico e poetico. Nella Divina Commedia questi tre linguaggi sono assolutamente intrecciati in una concezione del mondo che è così compatta, dove una parola poetica, anche parola scientifica, anche parola di fede, questi tre linguaggi Dante, ed è lui il responsabile, li fa viaggiare poi per strade assolutamente autonome, indipendenti, e quindi il gioco di Big Bang è farli dialogare, cioè non far dire una all'altra, però trovare dei punti di dialogo. Io non faccio operazioni di traduzione poetica della scienza, dico la scienza nei limiti del possibile di un'ora e mezza di disponibilità, nel senso dico alcuni concetti fondamentali della scienza dei nostri tempi che viaggia tra meccanica quantistica e relatività di Einstein. E ha avuto quindi Maria Rosa Pantè, che è stata assolutamente fondamentale. In più c'è un marito informatico, per cui abbiamo fatto sempre tutto a quattro, mio marito, suo marito, cioè le cose poi sono concrete. E poi Alba Zanini, che è una ricercatrice scientifica dell'Istituto di Fisica Nucleare di Torino, e poi dell'Osservatorio Nazionale di Parigi, insomma, ho avuto una donna anche lei, ho trovato molta sintonia, proprio perché donna, a comprendere anche quando io poi deviavo, lei mi frenava dal punto di vista scientifico, ma mi consentiva di fare delle deviazioni su ambiti teologici, ecco, diciamo che altri scienziati non me l'avrebbero consentito, tutto nel rigore massimo, e poi ho avuto consulenti biblisti, naturalmente, perché quando anche lì ho cercato di fare delle interpretazioni mie, mi hanno detto, stai attenta, qui entri in un campo pericoloso, le interpretazioni sono tutte mie, ma qui stai dando delle risposte, forse non è tuo dovere dare risposte, perché mi ero talmente... non è un artista, l'artista fa dare delle domande, fa vedere, ma non ci sono risposte. Lucia Gioglione è venuta a Vallolossese a registrare il suo spettacolo, che è un paese vicino dove abito io, a recitare nel suo spettacolo Vergine Madre, che è stato ripreso da Rai 2 per palcoscenico, ha vinto anche un premio, insomma è stata una cosa grossa. E comunque io sapevo chi era perché una mia collega ne aveva parlato, l'aveva fatta venire anche a scuola e io poi non ero stata a sentire perché avrebbe recitato Chimera, che è un testo di Vassalli dove c'è la strega, insomma un po' violento, ho detto no, non me la sento e quindi non sono stata lì, però ci siamo incontrate, non so come, almeno dal mio punto di vista, forse perché lei è un personaggio anche magnetico, insomma sono rimasta abbastanza colpita. E poi quando è venuta a Varallo ho visto questa Vergine Madre che mi ha proprio un po' Dante sconvolge sempre. Poi insomma lei è quello che è un mostro di bravura secondo me, e quindi ho detto quasi quasi, ho pensato come sarebbe stato che lei recitasse delle mie parole, insomma via mail veniva Vercelli a fare un'altra cosa, gli ho detto sarebbe stato interessante se voleva vedere qualche mio testo. Di fatto lei mi ha detto di sì, poi quindi mi ha chiesto delle altre cose piccoline, 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 finché un autunno mi ha detto, senti, io ho questo progetto, di cui non ho capito niente, e sulle origini, è molto confuso, mi ha detto in embrione, infatti non avevo capito assolutamente cosa volesse da me, e ho detto, oh mio Dio, perché anche lei non era ben sicura. E invece lei ci studiava da parecchio, e quindi diciamo che quell'autunno io ho cominciato a scrivere un sacco di cose su questo tema, senza sapere bene che cosa sarebbe successo, infatti sono tutte cose che non sono servite a niente. Perché poi il mese di maggio dell'anno scorso è venuta qua per cominciare seriamente a scrivere Big Bang, e come ho scritto anche in una prefazione per un testo del DVD che uscirà di Big Bang, le è arrivato, ha portato una serie di fogli, li ha buttati per terra e mi ha detto ecco, questo è quello che ho in mente io. E boom, e così è cominciato l'epopea, diciamo così, di Big Bang. E adesso, se va bene, forse ci sarà anche un altro spettacolo, insomma, se ne parla. L'astrofisica, il discorso biblico, insomma, c'era un sacco di gente che anche diceva alcune cose, così, quindi noi dovevamo in qualche modo aggiustare, adeguare, così. Ma questo, da un certo punto di vista, come tutte le cose, se tu ti poni dei limiti e ti pongono dei limiti, aguzzi l'ingegno e devi superare il limite, e quindi magari ti viene una cosa anche
la sfida di scrivere delle cose sulla fisica quantistica, la meccanica quantistica e renderle comprensibili alla maggior parte di persone, non essendo io assolutamente ferrata in fisica quantistica perché ho fatto lettere classiche, è stato interessante. Anzi, forse non essere ferrata è anche stato utile perché mi sono messa nei panni di chi, però insomma è stato molto stimolante. E l'altra cosa interessante è stato il dialogo continuo con Lucilla, per cui noi ci trovavamo parecchio, serie di email, così in cui ci si correggeva vicenda, in cui poi si dialogava anche, per cui molte sono le cose che sono state dette anche sul discorso religioso, scientifico, è una questione non di sacrificio, ma di incontro, ecco, attraverso un dialogo che ti porta, sì, non so se succede così per tutti, però, vuol dire, Mozart ha scritto delle opere sulla voce di certi soprani, per cui chi lavora in qualche modo sa che i librettisti devono adeguarsi al musicista e quindi è anche un lavoro normale, infatti, per quanto riguarda chi collabora con qualcun altro. Per cui, secondo me, vale la pena moltissimo. Sì. Almeno a me è piaciuto molto e è stata una bellissima esperienza. Non è tanto l'essere andato alle origini che mi ha colpito di più, quanto la cosa che proprio mi è rimasta più dentro, e neanche Einstein, queste cose qui, quanto la meccanica quantistica. Tant'è vero che dopo ho cominciato a scrivere poesie anche legate a questa percezione della realtà dell'infinitamente piccolo, a tutto questo discorso dei quanti, quindi del fatto che noi non siamo fatti di materia concreta, di mattoni, ma siamo fatti di movimento, di vibrazione, così, di energia. E questa cosa mi ha proprio condizionato anche nel guardare le cose. Il silenzio di questi spazi infiniti mi sgomenta, angoscia e fascino, paura e desiderio. Desiderio di conoscere, paura del vuoto, certo, del vuoto intorno a noi, ma del vuoto anche dentro di noi, del vuoto di cui non siamo fatti. Ma desiderio di colmarlo questo vuoto, desiderio di colmare quella lacuna che ci separa dal nostro principio primo. Ma qual è questo nostro principio primo? Desiderare, desiderare essere senza stelle, ossia sentirne la mancanza. Dopo il buio le stelle, quel mistero che custodiscono là in fondo al buio, quel buio da cui tutti noi abbiamo avuto origine. I bambini hanno paura del buio, ma ci vuole il buio per guardare le stelle. Come bambini noi abbiamo bisogno di semplicità, abbiamo bisogno di armonia, abbiamo bisogno di far andare le cose d'accordo, abbiamo bisogno di conciliare il piccolo con il grande, l'inizio con la fine, la luce con il buio, il nostro tempo con il tempo dell'universo. Siamo fatti del carbonio fertile disseminato dalle stelle noi, siamo fatti di polvere di stelle, e se le stelle sono l'infinito, noi siamo parte di questo infinito. Guardando le stelle ci rispecchiamo. I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento racconta l'opera delle sue mani. Il firmamento racconta, i cieli narrano, dice il Salmo 19. Possiamo sperare che questo infinito sia qualcosa a cui affidarsi, che il naufragar sia dolce in questo mare? Con le mani quietamente incrociate sul mio grembo provo ora un sentimento di tenera, timida gioia. È quasi un nulla, ma mi avvicino con la cautela tipica di chi ha paura la cosa più violenta che possa accadere. La fiducia. Io ora so che forse non raggiungerò mai la mia radice, ma so che la mia radice esiste. Io forse non svelerò mai il mistero che sta là in fondo al buio, ma so che una verità c'è. E mi sento così più grande di me che finalmente io non mi vedo ormai più. Finalmente io mi estendo al di là della mia sensibilità. Come bambini, ripetiamo il nostro nome, inseguiamo la nostra stella e diamo nome e luce al mondo. Come bambini, gli scienziati inseguono i giochi dei numeri, scoprono nomi nascosti, seguono le stelle. Come bambini, i poeti volano tra le stelle fuori di noi, catturando la vita nelle parole e inventando nomi nuovi. Come bambini. I bambini hanno fiducia. Dio ha fiducia. Sia la luce. E la luce è fiducia.